Ciao ragazzi, come state oggi? Come avrete notato, è passata una settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti e compaio solamente adesso perché avevo promesso di fare un vlog. E come sapete mi vergogno così tanto a farmi vedere in faccia che quindi è dovuta passare una settimana prima che io trovassi la forza di farlo. Quindi già sono ancora molto reticente all'idea di mostrarmi in camera. Spero di superare questa fase e riuscire a mostrarmi maggiormente. Vi chiedo scusa come al solito per il casino dietro, perdonatemi. La prima cosa di cui voglio parlare, perché sapete che nei vlog tendo a perdermi moltissimo, è che farò un incontro qui a Milano il 23 settembre, molto probabilmente, che è un sabato, mi pare. Ha una giocheria che è abbastanza vicino al centro e abbastanza vicino ai Navigli, che si trova in corso San Gottardo. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti se vi farebbe piacere vedermi, giusto per fare due chiacchiere, parlare in generale, passare un sabato assieme, a me renderebbe felicissima. Molti di voi mi chiedono: spero che tu venga in Piemonte, o spero che tu venga in Calabria, o spero che tu venga in Sardegna. Ma non sono una YouTuber con dietro un network, o comunque diciamo famosa, e quindi mi è molto difficile organizzare qualcosa che non sia a Milano. E vi chiedo scusa per questo. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo incontro scrivendomelo giù nella descrizione. Spero davvero che vi faccia piacere e insomma fatemi sapere. In secondo luogo mi sono dovuta segnare i punti perché sennò mi sarei già persa nei meandri delle mie idee. Voglio ringraziare la mia amica Lila di Cute Can Kill. Alcuni di voi forse la conoscono, è stata una delle prime italiane a fare i suoi gioielli originali super kawaii in resina. Mi ha mandato anche un'immaginina e ha fatto questa bellissima maglietta in stile super anni 80. E la adoro e l'ho appena acquistata e la ringrazio tantissimo perché è bellissima, la sto adorando davvero. In secondo luogo volevo rispondere a tutte le persone che nei video mi scrivono nei commenti: ma tremi? Ti stanno tremando le mani? Ma sbaglio o tremi? Ma è qualcosa che non va? Sì ragazzi, io tremo tantissimo, non risponderò più nei commenti perché lo faccio in questo video, non perché non voglio, ma insomma per fare fuori questa faccenda, soffro di tremore emozionale, non si sa esattamente bene che cosa lo causi, infatti ho preso diverse medicine per rilassarmi e smetterla di tremare, ma nessuna ha funzionato. Per chi non lo sapesse, ho suonato per molti anni il violino, mi piaceva tantissimo e ho dovuto smettere. Perché, per chi non lo sapesse, il violino non ha dei tasti, si va a memoria e soprattutto quando dovevo mettere giù le ultime due dita, stonavo completamente perché tremando non riuscivo a metterle giù bene. Quindi ho dovuto abbandonare anche una mia grande passione per colpa di questo tremore emozionale. Solitamente quando faccio sforzi, fa caldo o sono tesa, aumenta tantissimo. Ci sono dei momenti in cui addirittura mi tremano le gambe quando faccio esercizio fisico, ad esempio, quindi è anche un pochino imbarazzante. Ormai io tendo a non rendermene più conto, però voi lo notate. Quando faccio delle recensioni e magari sono tesa per quello che sto dicendo, perché non voglio dire troppe cavolate o voglio ricordarmi tutto, mi tremano le mani e non riesco neanche a far stare in piedi delle bambole perché tremandomi. Ah, non avete visto male e purtroppo non so come farle smettere. Quando sono a riposo, come adesso, quindi se tengo le mani qui, non mi tremano. Appena inizio a usarle, prendo da bere o faccio recensioni, iniziano a tremare. Perlomeno non è tremore da Parkinson. Cerchiamo di prenderla in maniera positiva. Voglio anche ringraziare tutte le persone che si preoccupano per mia madre nei commenti. Siete davvero adorabili e a tutte le persone che mi dicono: spero davvero che guarisca presto. Purtroppo mia madre, per chi non lo sapesse, soffre della malattia di Alzheimer. Sono sicura che avete un conoscente o un nonno che ne soffre e purtroppo non esiste cura. Questo significa che un giorno mia madre non si ricorderà più chi sono. Già adesso non sa dove sono nata o non sa quando è il mio compleanno e non sa in che anno siamo. Prendendola a sorridere, ieri le ho chiesto: mamma, in che anno siamo? E lei mi ha risposto: 2773. Quindi già, non sa esattamente dov'è nel tempo e nello spazio, continua a peggiorare e il caldo è una cosa che la fa peggiorare ancora di più. Il terzo punto, è il terzo, vero? Forse il quarto. Boh. Di questo vlog è che molti di voi mi hanno chiesto se mi sono fatta dei nuovi tatuaggi e sì, ho fatto tutti i simboli dei pianeti, sono sparsi per tutto il braccio, vedete? Anche qui. Tranne Giove, che avevo già qui, e poi ho anche scritto il nome del mio cane, che è Diana. Quindi sì, questi sono nuovi. In realtà ne ho un altro anche qui, nuovo, che è questo scheletro, vedete? Che a molti di voi non dirà niente, ma è Manny Calavera del gioco più bello del mondo, o almeno uno dei miei giochi preferiti di sempre, o meglio, videogiochi preferiti di sempre, che è Grim Fandango.
che da piccola mi ha tenuto impegnata per ore, 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 anni. L'ho finito, penso, dopo 3 anni che l'avevo, perché internet non esisteva, le soluzioni non esistevano ed era un punta e clicca, quindi dovevate ragionare molto ed era davvero difficile. Quindi ho deciso di tatuarmi Manny perché è un personaggio fantastico, è geniale. Ho una blind bag weekend che non sarà weekend perché alla fine la registrerò domani, ma c'è. Per il resto non ho moltissime cose da recensire. Causa 1 agosto, causa 2 avevo un pacco di giochi preziosi con le nuovissime Glimmies che avrete visto, hanno recensito un po' tutti in giro, che doveva arrivare e non mi è mai arrivato. Purtroppo ho il terrore che sia andato perso per sempre. Ho contattato Preziosi per sapere se sapevano qualcosa di queste povere Glimmies, insomma sono andate perdute, boh. E mi hanno detto che purtroppo adesso l'azienda è chiusa e che quindi non potevano fare niente. Arriveranno, non arriveranno, o magari sapete che sono delle stelline, sono tornate nello spazio e boh, ok. Chissà, mi spiace, mi avrebbe fatto piacere recensirle, whatever. Per il resto comunque vorrei davvero ringraziarvi per chi mi segue anche quando sto per così tanto tempo assente, quando scompaio per lunghi periodi, come adesso. Come sapete l'unica parte della mia famiglia con cui parlo vive negli Stati Uniti d'America e quindi voi siete, diciamo, un po' la mia famiglia. Quando mi sento sola mi aiuta molto pensare a voi, mi aiuta molto a sapere che c'è tanta gente che mi segue su Facebook, sui social e che mi vuole bene. Come vi dico sempre, per me non siete 50.000 puntini e non siete semplicemente degli iscritti a caso, ma siete delle persone che ascoltano quello che dico e questa è una cosa fantastica e vi ringrazio tantissimo davvero. Per chi come me è una persona abbastanza sola per quanto riguarda la famiglia, quindi parlo di Natale a casa da sola, Pasque a casa da sola, insomma tutte le cose che si dovrebbero fare in famiglia da sola o con mia madre, insomma mi aiutate davvero molto e vi ringrazio. Spero di riuscire a trovare la forza per fare altri vlog perché ne ho davvero tanti in mente, vorrei dire la mia su tante questioni diverse, cose che accadono o che so che mi sono accadute quando ero più giovane, quindi magari che posso condividere con voi, quindi spero davvero di farcela. Abbiate fiducia in me, io ci provo davvero comunque. Voglio assolutamente fare anche altri video dove mi si vede in faccia sulle passioni di Ariel, inutili tra parentesi, o che comunque mi fanno spendere più soldi, sottolineato, che non ho. Spero davvero di poterle fare nei prossimi giorni, visto che non ho moltissime per l'appunto cose da recensire e visto che siamo in agosto. Molti di voi mi hanno anche chiesto com'è stato surfare per me e mi sono trovata davvero benissimo, mi sono davvero super divertita. Avevo deciso di staccare e di fare 20 giorni a surfare proprio perché tendo a essere molto tesa, visto che sono l'unica che si prende cura comunque di mia mamma, e quindi sono andata nel nord della Francia a Hosgor, in realtà è vicino alla Spagna. Poi volevo mostrarvi, perché non farò la recensione, questa bellissima Q-Posket della Disney di Rapunzel. In Giappone queste si prendono gli UFO Catcher, l'ho presa su eBay e grazie a Dio non ho beccato un tarocco. La trovo bellissima, sapete che adoro Rapunzel e spero di prendere altre Q-Posket, sono adorabili e sapete che io adoro le principesse. Ah, la mia amica che mi ha mandato questa maglietta, vedete, anche aggiunto questo bellissimo strap per il telefono, adorabile. E anche questi lecca lecca fatti in resina, mi viene voglia di mangiarli. E niente, diciamo che più che un vlog, questo era un info box, era per rispondere un po' alle domande che mi fate molto spesso, come quella per l'appunto sul tremore. Domani ci rivediamo con un'apertura delle blind bag e poi spero di poter andare avanti con le passioni di Ariel. Se avete qualche idea su cosa vorreste vedere comunque lasciatemelo nei commenti, io sono sempre felicissima di seguire i vostri consigli. Grazie mille di tutto davvero e se volete seguirmi in altri posti sono anche su Instagram, Facebook e Twitter, dove non scrivo quasi mai, però ho dei momenti, quindi abbiate fede se proprio volete averla, se no non importa. Grazie tantissimo per seguire sempre questo canale, ormai è aperto da 3 anni ed è da circa 1 che lo sto prendendo seriamente, quindi vi ringrazio tantissimo perché questo canale siete voi, non sono io. Un abbraccio, ciao!